migliore pena della sua generazione. Come più dice di no. E poi ci doveva essere un quarto amico, questo devo dire per la cronaca, che era Carlo Fucero, il quale mi ha telefonato mezz'ora, praticamente mezz'ora prima di quando ce l'avessimo a vedere. Non funziona? Sì, sì. Questa volta controllati, dammi la libertà di parlare. E il quale mi ha telefonato mezz'ora prima dell'appuntamento dicendo che aveva un impegno familiare per cui non poteva essere presente. D'altra parte Carlo frequenta da così tanti anni le onde erziane e i tubi cattolici, per cui ormai lui stesso è diventato un personaggio virtuale. Comunque lo saluto e spero che siano piccole cose che si risolvono facilmente. Federico, così anche questa che l'ha detto Captazio Benevolenzie, dicevo l'era battistassissimo, secondo me ha volato altissimo come tutti voi, e tutti voi avete detto delle cose molto importanti e molto belle, a cui francamente non mi permetto di aggiungere nulla, perché non avrei nulla da aggiungere. Vorrei invece fare un'altra cosa, cioè io sì veramente scendere in basso, e cioè fare un po' di marketing, anche perché vedo l'amico Stefano Petrucciani di Manifesto Libri, per cui mi permetto di dargli, perché sono bravissimi secondo me, però dato che siete degli anticapitalisti, per tutto quello che è mercantile avete tutto sommato una sorta di allergia. Quindi vorrei fare un discorso vergognosamente di marketing, però tenendomi dentro due coordinate un po' più alte. Il mio ragionamento si svolge tra un verso che nella nostra famiglia si ripete molto, che è di un autore che ci piace, che si chiama Eschilo, che dice: i figli salvano il padre un po' come i sugheri la rete galleggiando, e un altro di un sociologo che a noi piace, che si chiama Pierre Bourdieu, che dice: i giovani spingono i vecchi nella vecchiaia. Allora, quello che volevo dirvi molto rapidamente è che questo libro è scritto rivolto a un target, come parlano quelli che sanno parlare l'anglo benedino, no? Un target che è il target degli under 20. Ecco, io credo invece, così, forse perché gli under 20 li ho passati da quel dico, i miei capelli testimonia, credo che invece questo libro abbia un secondo mercato, lo dico agli amici del mercato, e cioè i padri e le madri, perché uno dei grossi problemi che oggi abbiamo è che c'è una catastrofe di genitorialità. Cioè, quando ero ragazzo io, fare il genitore tutto sommato era abbastanza semplice. Oggi è infinitamente più complicato. Io ci provo, ma i miei figli poi ogni tanto mi dicono: papà, non ci dai certezze. Ci provo perché io credo che il compito del genitore è quello, per usare un linguaggio sportivo, è quello del coach. E qui soprattutto in questo momento guardo Federico che sta preparandosi a diventare papà. Il compito del coach è quello che aiuta il giocatore a trovare la sua posizione in campo, per cui non ci sono verità assolute, ma ci sono capacità di orientamento, di accompagnamento. Ecco, i genitori oggi tutto questo stentano a farlo, dato che io poi di mestiere un po' insegno, ogni tanto mi arrivano delle mail, delle mie allieve soprattutto, che mi dicono delle cose tenerissime e terribili sui propri genitori. L'altra volta me ne è arrivata una di una ragazza che dice: mio papà è il mio fratello minore, questa ha 21 anni. Cioè, io credo che ai genitori possa servire, possiamo essere utili in qualche modo, questo libro, perché questo libro si pone un problema: come si parla agli under 20. E gli under 20, questo Ludovica l'ha già detto ma lo voglio sottolineare, sono una generazione che è culturalmente altro da noi. Noi ci siamo formati in un certo modo, siamo generazioni alfabetiche, ci siamo formati sul libro. Per noi il processo cognoscitivo parte da sinistra in alto e scende a destra in basso, seguendo la lettura del libro. E questo ci ha portato a pensare che la conoscenza sia un fatto sequenziale, siamo portati alle astrazioni, che mia figlia tante volte ci rimprovera. Loro no, sono diversi da noi, sono un'altra specie forse. Loro si sono formati sullo schermo di questo aggeggio oppure dell'altro aggeggio equidolare del PC, per cui loro sono abituati alla schermata, loro hanno un'intelligenza simultanea.
Quando da ragazzi, con mia moglie, parlavamo ai nostri figli della solidarietà, perché questi sono i valori in cui crediamo, e per esempio gli dicevamo dobbiamo essere solidari con gli altri, non so fino a quanto mi capivano, ma quando Ludovica ha avuto una compagna in classe kosovara, e alcuni, eravamo a Bergamo, e alcuni deficienti hanno bruciato il campo nomadi dove c'erano le roulotte di questi kosovari, Ludovica è venuta in camera da me e mi ha detto dobbiamo fare qualcosa. Allora se anche a prendere abbiamo portato questa ragazza che si chiamava Samantha, non mi pare, Samantha, l'abbiamo portata a casa. Lei capiva il problema di Samantha, si impegnava su Samantha, ma se io avessi parlato alla Todorov in termini di cosmopolitismo non mi avrebbe capito. Quindi noi dobbiamo imparare a parlare. Un altro esempio, qui mi manca un'altra figlia, Federica. Una delle tante, che è rimasta a casa perché lei suona il violino. E, eravamo a Bergamo e aveva sempre dei compagni, civici, c'è una grossa componente kosovara, e c'erano dei compagni kosovari e una maestra, protoleghista già, improntata a quel tipo di mentalità, entrò in classe e disse tutti i kosovari sono ladri, no? Più o meno abbiamo detto così, no? Federica, la più piccola, che era alta un metro e basta, si alzò e disse alla maestra: io conosco anche degli italiani che sono ladri. Beh, fu mandata dal preside, chiamarono mia moglie, ma io andammo là e gli dicevo di tutto. Però lei capiva. E la maestra poi è diventata. Vabbè, poi dopo la maestra si è redenta. No, vabbè. È diventata maestra di sostegno. Vabbè, comunque sia. Comunque in quel momento aveva detto quella cosa terribile: tutti i kosovari sono ladri. Ma mia figlia scattò perché vide il suo compagno di banco kosovaro che scoppiò a piangere. Allora, con questo concludo. Loro sono diversi da noi, però loro sono la nostra speranza. E devo dirvi che la generazione dei ventenni è una generazione, come dire, Stefano, tu ce l'hai anche tu, Paolo li frequenti anche, è una generazione buonissima, che però ha dei grossi problemi, che non ha più quelle agenzie di socializzazione che avevamo noi, perché quando noi avevamo la loro età, avevamo il movimento giovanile di partito, il sindacato, un passo perfettamente d'accordo, figurati se non sono d'accordo con Paolo, cioè sono mancate le agenzie di socializzazione, la famiglia, adesso a prescindere da casi, è abbastanza frantumata, sono i genitori che cercano di fare i fratelli minori dei figli. Ecco, se noi perdiamo questa generazione, noi perdiamo la quarta generazione, che noi sessantenni ci siamo mangiati, perché i cinquantenni, i quarantenni, i trentenni sono stati sbranati in questo paese, li abbiamo proiettati in dimensioni autodistruttive, rampantismo, queste cose qua. Loro sono la nostra ultima speranza. Io non ripongo altrettante speranze nel governo Monti, ripongo di più delle speranze in questa generazione. Secondo me il governo Monti, che mi è passato un inciso, mi sembra molto un governo che farà da professionisti quello che non è riuscito ad Alema, cioè è il governo della bicamerale, perché quello che lo sostiene è PD, PDL e UDC. Ora, francamente, l'operazione della bicamerale, quindi non ho così tante speranze, ho speranze nei giovani. Però se noi genitori, con questo concludo, non sapremo parlare a questi giovani che ci domandano soprattutto partnership, ebbene, credo che l'ultima speranza sia destinata a scomparire. Grazie.